Pace e bene a tutti, figlie e figli devoti di Padre Pio e fedelissimi telespettatori di Padre Pio TV, bentrovati a questa nuova puntata di Caro Padre Pio, che come sempre vi vede protagonisti con le vostre preziosissime lettere che toccano il cuore di tutti e spero con tutto il cuore anche di il cuore di Padre Pio di Maria Santissima delle Grazie. Saluto con affetto anche gli amici di facebook.com alla voce caro Padre Pio e anche tutti gli utenti della telefonia fissa del numero 0882 41 2380. Oggi è 27 di gennaio e come sempre vi faccio augurare la buona giornata dal caro Padre Pio con un suo pensiero. Ricordati che una madre insegna sui primi tempi al proprio bambino a camminare sostenendolo, ma questi però in seguito deve camminare da sé. Tu quindi devi ragionare con la tua testa. Eh, tante volte eh, anche noi ci sentiamo un tantino abbandonati da Dio ricordando magari il fervore iniziale, ma quando abbiamo il fervore noi crediamo di avere più meriti, in realtà non è così, perché il fervore è Dio che ce lo dona, quando invece non abbiamo più fervore, nonostante tutto, continuiamo a perseverare, a pregare, ad avere tanta fede anche nel buio della nostra vita, allora vuol dire che camminiamo con i nostri piedi e ragioniamo con la nostra testa. Ecco, dopo questo bel pensiero di Padre Pio, eccomi, anzitutto vi invito a prendere tra le mani, come faccio io, la corona per far sì che questa nostra trasmissione sia un momento di preghiera e di supplica e comincio subito con leggere la prima lettera. Eh, niente, niente lettera allora per il momento, ma accolgo con gioia. Una telefonata in diretta. Pronto? Eh, buongiorno padre, buongiorno. sono la signora Letizia, io ho già parlato in eccellenza con lei. Niente, io chiamo da Taranto e vorrei ringraziare ancora una volta Padre Pio della pazienza che mi dà e che interceda per me eh, per i medici che domani dovrebbero darmi un'approvazione per andare a un trapianto d'osso all'estero, cosa che non mi stanno concedendo. Un trapianto da dieci anni previsto, dove già in Francia sono stata e, e non solo, anche se non mi fa questa grazia, già il fatto che mi fa la grazia di potermi far camminare e cammino ancora, cammino. Ringrazio Padre Pio, eh, padre avrei tanto desiderio di incontrarla, dovevo venire a Pietralcina domenica, eh, va bene, non ci saremo incontrati noi, ma il pullman purtroppo non è pieno e comunque niente. Padre c'è? Sì, sì, io sto ascoltando con devo. No, non sto so ascoltando. come ringraziare Padre Pio e, e TV tele Padre Pio, anzi le faccio una domanda in diretta. Sì. Io se mi approvano domani all'ospedale di Taranto per poter partire il 3 febbraio in Francia, a Montbrison, esiste una TV perché io sto seguendo una catechesi, anche se ho 54, 54 anni, sono stata sempre cattolica. Però oggi credo fermamente, da quando Padre Pio si è presentato il 26 dicembre a me dell'anno scorso, credo fermamente nel Signore e comunque seguo una catechesi. La vostra tv mi dà questa possibilità e quindi vorrei sapere se comunque c'è questa possibilità di vederla all'estero, perché eh, eh, sarò due o tre mesi fuori, perché non sappiamo come va l'intervento, potrei rimanere anche su una allora, segna a E comunque tu... accetterò tutto io mi sono messa nelle mani del Signore, ho già 19 interventi nella mia vita per colpa dell'essere umano perché mi hanno fatto un esperimento a 31 anni, ma non importa, si vede che il Signore ha voluto questo per me perché c'è gente che soffre più di me. E allora se tu senti tutte le nostre le mie trasmissioni tutte almeno, ho quando io esco la sì, mattina, però ascoltami adesso, sì. ascoltami disse, se come tu mi hai chiesto avrò la possibilità di seguirvi anche in Francia. Allora io dico all'inizio, eh, saluto tutti i telespettatori sparsi in tutto il mondo perché questa TV arriva in realtà in tutto il mondo, ovviamente non allo stesso modo, in Italia per esempio eh, con, eh, il digitale terrestre è solo per l'Italia 145, fuori o attraverso Sky, eh, per noi il numero è 852, in Italia non so se altrove è anche così, oppure attraverso internet, insomma attraverso i vari mezzi che, che la, la, la comunicazione ci fornisce, si arriva in tutte le parti del mondo. Quindi da questo punto di vista puoi stare tranquillo, tranquilla. Io ringrazio anche te, ecco perché tu hai ringraziato Padre Pio, quindi hai cominciato con una nota positiva, anche se poi c'è questo fatto doloroso che ti hanno affetto, fatto aspettare dieci anni per avere l'ok okay per un, un trapianto osseo. Ma, insomma... Voglio sperare che al più presto tu possa ottenere la grazia che desideri. E co, spero che comunque anche tu ci segua sempre eh, pregando con la corona in mano, come spero anche di altri. Adesso cerchiamo di leggere la lettera di Marcello da Gela Caltanissetta. Caro Padre Pio, ti supplico, ascolta la mia preghiera. Che ti mando per mezzo del mio angelo custode, che bella espressione! Quindi utilizzatelo molto di più il vostro angelo custode, altrimenti poi Gesù lo licenzia. Ma insomma, scusate che sta mia battutina, ma per cercare di sdrammatizzare un tantino. Ecco, l'angelo custode vuole essere utilizzato, quindi per mezzo del mio angelo custode e portala in cielo, tu che puoi, per i tuoi meriti. Ottienimi, oh, ti prego, il perdono di tutti i peccati. Fa che non portino più dolorosi strascichi per me, la serenità e la forza per poter andare avanti nella mia vita. Farò un pellegrinaggio per te appena avrò la disponibilità. Fa che sia un'occasione per poterti ringraziare, lodare e non per chiedere più nulla. Ti supplico, intervieni presto e non stancarti mai di me, povero peccatore. Amen. Marcello D'Agella, Caltanissette. <ride> eh, vorrei porre all'attenzione ecco, di tutti questa bella lettera, tanto, tanto umile, ecco, di questo caro Marcello, che anzitutto si affida all'angelo custode perché porti la sua lettera in cielo, da Padre Pio ovviamente, poi Padre Pio. La porterà da Gesù e quindi non chiede grazie materiale, però con ciò non vogliamo, di dire, non vogliamo dire assolutamente che chi lo fa sbaglia, altrimenti la nostra trasmissione non avrebbe il diritto di esistere, ma tu ecco chiedi soprattutto la tua conversione, grazie spirituale e che Gesù interceda per la tua conversione. Ecco, tutti siamo peccatori sulla terra e tutti dovremmo sentire urgentemente la necessità di convertirci e di ritornare a Dio, pensando che tutto il resto ci verrà dato in sovrappiù, come ci assicurava Gesù nel Vangelo. E adesso leggo anche la lettera di Raffaella. Caro padre Pio, sempre unita in preghiera, affido nelle tue mani la mia supplica di grazia del dono di maternità e paternità che io e mio marito Francesco tanto supplichiamo. A volte ho tanta paura di non essere ascoltata, di non saper chiedere. Io credo che nulla è impossibile a Dio, e questo credo l'hai scritto molto più grosso a stampatello, nulla è impossibile a Dio. Ma ogni volta che mi abbatto nel vedere la gioia delle mamme di portare un grem un grembo in grembo un bimbo, e Dio invece è sempre più avvilita. Spero che le mie tante lacrime possano raggiungere il cuore del Padre che tutto può. Grazie di cuore mi unisco alla vostra preghiera, Raffaella. Ecco Raffaella, io anzitutto vorrei farti una tiratina di orecchi, ecco per la quasi tua invidia o gelosia, non so come chiamarla, per le mamme che portano in grembo un bambino. Ecco, se tu sei così, il Signore non ti ascolterà mai. Ecco, tu ti devi cominciare a felicitare di, delle gioie di tutte le altre mamme che hanno i bimbi. Perché sarebbe come se uno, per esempio, ha il mal di testa e è, come dire, è invidioso per chi non ce l'ha. Uno è malato di cuore e invidioso per chi non lo è. È come se a un certo punto dovessimo essere tutti ammalati oppure tutti sterili, e il mondo finirebbe. E ecco, qui mi ricordo che quando ero all'ospedale ecco, andavo da un ammalato e l'ammalato si confidava dicendo padre perché tutto a me, tutto a me, il Signore, tutto a me. Andavo da un altro ammalato e mi diceva la stessa cosa. Andavo da un altro ammalato ancora e mi dicevo, ecco, tutto, tutto a me i problemi, il Signore si accanisce contro di me. Allora io cominciavo a dire agli ammalati, vedete che non è così, perché in questo ospedale ci sono mille ammalati ricoverati, qualcuno meno sofferente di te e molti altri molto più sofferente di te e però tu dici perché tu a me allora vorreste che tutti fossero ammalati immagina se tutti i dottori fossero ammalati tutti gli infermieri fossero ammalati tutti i cuochi fossero ammalati i figli fossero ammalati i vicini di casa fossero ammalati se tutti fossero sterili ritornando a te il mondo finirebbe allora tu devi cominciare a dire signore ecco se proprio proprio la sterilità ci deve essere per qualcuno, è meglio che l'hai dato a me e non agli altri. In questo caso il Signore ti esaudisce di più. Dobbiamo essere generosi nei confronti degli altri, gioire per le gioie degli altri, e non mai essere invidiosi o gelosi. Poi, ecco qui: c'è questa bella foto di Padre Pio, ho fatto vedere anche nell'altra trasmissione di Padre Pio che impone le mani a una coppia. Lo dico anche a te: fate le mani, imporre le mani. Da un sacerdote, se proprio il Signore non ti esaudisce, deve diventare mamma di tanti altri bambini. Adesso accogliamo un'altra telefonata con Gioia, sentiamo con chi parlo. Eh, pronto? Eh, buongiorno, eh, Padre Francesco, sono Maria. Buongiorno. buongiorno, Maria, di dove? Da Brescia. Ah, da Brescia, bella città che ho avuto sì. modo di, di visitare. Ecco, eh, sì, io magari padre Francesco mi, mi sarei diciamo, messa da parecchio in strada da venire fine giù eh, a trovare padre Pio e a trovarvi a voi. E però eh, da finché la mia situazione proprio negli ultimi tre anni è peggiorata, ma è peggiorata in maniera disperata, sono rimasta senza lavoro. Eh, porto una causa di lavoro da sei anni. Ieri ho avuto un'altra udienza in quale il giudice eh, ha dato un altro termine per 27 di marzo. E poi c'è anche la mia figlia Giovanna che eh, nel marzo si, si finirà diciamo, il suo contratto di lavoro e, e non so, vi giuro, e sono da sola, proprio da sola. E in tutti questi anni, sinceramente, e lo giuro, che l'unica cosa che mi ha tenuto e mi ha dato la forza ci sono state le preghiere, le lacrime e la speranza che Dio non, non, non gira il suo sguardo e che mi guarda, dall'alto del cielo mi guarda anche a me. Eh, questa tua conclusione è molto bella che mi ha fatto davvero commuovere. Io già mi commuovo molto quanto sento di questi problemi di lavoro. Ecco il, 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 come devo dire, il governo annaspa che ci sono tanti problemi tra i vari partiti, tra le varie correnti e sì. tante volte forse si dimenticano della gente che deve vedere come fare per sbarcare il lunario, come si suol dire. E Io mi commuovo molto perché lo dico, lo ritorno a dire: tutti hanno diritto al lavoro, subito, presto. E il lavoro non si deve cercare come un'elemosina è un diritto di tutti. Però io ti vedo molto serena e le tue lacrime, secondo me, saranno esaudite. Queste tue lacrime ecco, sono come un lavacro, come una rigenerazione. E spero davvero che prima o poi, che sia per te e sia per tua figlia, si aprano le porte per un lavoro nuovo, dignitoso, che possa portare in famiglia, non dico la ricchezza, ma almeno quel tanto necessario per vivere digni, digni, dignitosamente da uomini e da donne, ecco, da sposati o anche da persone fidanzate che tentano di sposarsi. Beh grazie comunque Maria di questa bella telefonata e adesso cerchiamo di andare avanti perché io, era... vi, ringrazio, io vi ringrazio di cuore eh, padre Francesco sì. e me lo auguro che il buon Gesù avrà cura di voi e entrambi anche di tutti noi e che solleverà questo paese di tutto maleficio che sta sopra di noi. Io ci vedo un po' le cose anche così. Sì, Oltre sì. questo me lo auguro di cuore che eh, riuscirò a venire io di persona a ringraziare no. a Padre Pio e a tutti voi. E comunque adesso, Maria approfitto per dire che dobbiamo anche pregare per i politici. Molto, molto spesso io sente, sento gente che impreca contro i politici, ma le dicono io capisco l'esasperazione. No, no, capisco, no, aspetta, no. capisco, fammi dire, capisco l'esasperazione, non dico che sei tu, ma tante persone capiscono l'esasperazione però bisogna pregare anche per loro, perché almeno in gran parte di loro c'è la volontà vera ecco, di risolvere i problemi. Ma poi subentrano tante altre cose, non so, forse il demonio stesso non so dire e i problemi non si risol risolvono mai. Perciò più che impregare e maledire dobbiamo pregare intensamente. E spero anche io comunque che tu un giorno possa venire a San Giovanni Rotondo e avere anche la possibilità di conoscerci. Va bene, adesso leggo la lettera di Raffaella. No, quella di Raffaella l'ho già letta, mi sono dimenticata di toglierla e adesso leggiamo una letterina breve di Cecilia. Caro Padre Pio, una preghiera ti chiedo. Aiutami in questo momento di difficoltà economica. Ecco qui un altro problema, difficoltà economica, io non so se il lavoro c'è, penso di sì, ma la difficoltà economica permane. Dammi la salute, ecco la salute è un altro problema di tante persone, la forza e la possibilità di essere mamma un'altra volta. Beh, se sei stata una mamma una volta c'è da credere che prima o poi arriverà anche la compagnia per il fratellino o la sorellina. Non so se hai una femminuccia o un maschietto. Prega per i miei familiari e per i miei morti. Aiutali. Beh, certamente, cara Cecilia, pregherà per queste tue intenzioni e ci uniamo anche noi a questa tua richiesta. Qui poi c'è un'altra letterina scritta da Santa Fiumara. Non c'è scritto la provincia, io purtroppo non so dire che provincia è, e non c'è scritto chi scrive. Caro padre Pio, intercede, intercede, oppure può darsi pure che Santa possa essere un nome e Fiumara è il cognome, e ora questo io non, non so dirlo. Intercede presso il Signore affinché Giancarlo possa guarire. Grazie a, a Padre Francesco Savino che esprimerà questa preghiera. Amen. Allora io certamente non c'è bisogno neanche che mi dite grazie, ma me lo volete dire, io con tutto il cuore accetto anche le vostre grazie, ma vo, spero davvero che voi possiate dire grazie a Padre Pio, la Madonna delle Grazie a Gesù per, eh, le, per le grazie ottenute. Ecco insieme a tutte le altre io inserisco nella preziosa cartella blu di Padre Pio, poi mi recherò da lui e a continuare a pregare, intanto adesso prima di terminare facciamo anche qui una preghiera. Padre Pio, io non so parlare come Gesù, con Gesù come parlavi tu, io non so amarlo come lo amavi tu, io non so pregarlo come lo pregavi tu, perciò ti prego, parla tu con lui, amalo tu, pregalo tu per me. Intanto vieni, dammi la mano e insieme camminiamo verso Gesù. Ma lungo la strada ti prego, Padre Pio, insegnami a parlare con Gesù, insegnami ad amarlo, insegnami a pregarlo come facevi tu. E quando il labbro tace e tace il cuore e tace l'anima, e dentro e fuori di me è spenta ogni luce, Padre Pio, ti prego, fa che io senta la tua voce. E nella tua voce io senta la voce di Gesù. Beh, con quel, questa accorata preghiera rivolta a Padre Pio, io vi auguro ogni bene, vi auguro la salute, vi auguro il lavoro e come sempre a tutti pace e bene.